Nino Abate, allora le primarie sono ormai certe, perché questa voglia di scendere in prima persona? Io l'ho già detto, c'è bisogno innanzitutto di partire da una rivoluzione etica. La gente, i cittadini, non ne possono più di un modo di vivere, di una qualità di vita che è bassissima. Sta in mano ad altre persone che non fanno parte del circuito democratico e c'è questo malaffare, questa corruzione da tutte le parti. Non se ne può più. Allora io voglio offrire un'opzione, una scelta ai cittadini per cui possono votare per una persona che questi valori li incarna, ma non perché lo dica io, perché tutti quelli che mi conoscono e mi hanno conosciuto, sia professionalmente che come uomo, mi riconoscono queste qualità. Non è per vantarmi, ma forse la novità di queste primarie siamo proprio noi. Ecco, noi parliamo di chi in questo caso? Facciamo conoscere ai nostri web telespettatori chi siete. Sì, è il partito che mi ha candidato perché è un partito, noi crediamo nei partiti, così come è scritto nella Costituzione, crediamo un po' meno in chi li ha rappresentati fino ad oggi e questo è uno dei motivi per cui ci presentiamo, come socialismo e democrazia, che è una formazione di centrosinistra. I valori fondanti sono quelli socialisti perché la cultura socialista non può morire ed è una cultura che viene da una visione della vita. Non da una impostazione ideologica di partito. L'ideologia del socialismo è stata quella che è diventata preda di altri partiti che ne hanno fatto scempio. Socialismo e Democrazia è un partito che da 2 anni si sta muovendo a Foggia silenziosamente, tra la gente per bene, e che però è collegata a livello nazionale con tutti i circoli socialisti, di socialisti e di persone, di cittadini che vogliono cambiare le cose e partono in silenzio. Ci sono i gruppi di Volpedo collegati con noi, i circoli Volpedo, i circoli Rosselli, i circoli Pertini, avremo un meeting fra 15 giorni in Abruzzo. Tutto questo confluisce nella rete socialista Socialismo Europeo. Il nostro sogno è un partito transnazionale in cui i socialisti, tutti, dicano la stessa cosa, abbiano gli stessi programmi in tema di ambiente, di lavoro, di occupazione, di produzione, di istituzioni, in Italia, come in Spagna, come in Germania, come in Francia, come in Inghilterra. Senta, le primarie partiranno a giorni, ecco, al di là dei programmi, al di là della presentazione del candidato alle primarie, però dopo che cosa succede? Se il centro-sinistra decide di appoggiare un candidato, voi appoggerete comunque il candidato prescelto dalla coalizione? Non è il centrosinistra che decide di appoggiare un candidato, ogni partito presenta il suo candidato, il PD ne presenterà diversi, alla fine si fa una competizione democratica, quel candidato che prenderà più voti perché la gente gli riconoscerà più capacità, più pulizia, più onestà, quello diventerà il candidato di tutta la coalizione di centrosinistra e tutta la coalizione di centrosinistra compatta appoggerà questo candidato. Se dovesse ritornare il nome di Gianni Mongelli? Nessun problema. Mongelli ha avuto il grande merito come uomo profondamente democratico di mettersi in competizione anche lui, insieme con tutti gli altri. Questo è un merito che gli va riconosciuto, a parte i giudizi che si vogliano dare non sull'uomo Mongello come sindaco, ma sulla coalizione che finora ha amministrato. Noi non c'eravamo.